gli altri, va bene? Ma è la dimostrazione. Intanto, non abbiamo da perdere, ripeto, non abbiamo più da perdere niente, siamo falliti. Questo paese è fallito l'anno scorso, bisogna che qualcuno ve lo dica, ma c'è gente anche là, fa sempre meraviglioso, ma io non so come fate a stare di dire e guardarmi da dietro, che non ho delle belle espressioni, io non so, signora, ma che meraviglia, venga giù. E allora, discorso, che cosa abbiamo? Siamo falliti l'anno scorso. Siamo falliti, sì, ma no, guardi, signora Berlusconi, guardi che il degno berlusconiano è una farsa, perché se andate a vedere il governo, hanno governato sinistra e destra. Berlusconi ha governato 1.355 giorni, la sinistra 1.280, la diversità è l'1%, quindi non c'è stato Berlusconi, c'è stata la sinistra con Berlusconi e hanno convissuto per 20 anni in un insulto come parte dei corpi si passavano la borrasca. Scusate, se Monti, fosse venuto il primo giorno in televisione a Reggio Unificate, perché un attimo la persona è fatta dopo Berlusconi, io l'ho visto Berlusconi cosa è telegiornale, un uomo distrutto, neanche un uomo con le palle, era lì davanti alla bocca a dire io non l'ho toccato, neanche il coraggio di dire sì, l'ho trovato dalla vita, fallito, ma fai l'uomo una volta, no? Neanche, allora no, non parlo, proprio polvere, sono polvere, ma dicono la storia. E allora, se avesse detto, Rigo Monti, avesse detto, signori, siamo in emergenza, abbiamo bisogno di fare un sacrificio tutti insieme, nessuno deve venire indietro, siamo una comunità, ci dobbiamo salvare. Avesse detto così, i sacrifici li dobbiamo fare tutti insieme nello stesso momento. E avesse detto, cominciamo dal Presidente della Repubblica, dalla Presidenta della Repubblica che costa 240 milioni l'anno, che ha 12 carabinieri, 15 carabinieri, 4 volte banchi campana. Avesse detto, togliamo i vitalizi, togliamo i tripli incarichi. Avesse detto queste cose, avesse detto togliamo i rimborsi elettorali ai partiti, avesse detto, abbiamo bisogno di soldi, no? Abbiamo bisogno di fare una rete sociale, allora devi fare un salario minimo di cittadinanza, meno di 1.000 euro, non puoi vivere, e come li trovi i soldi? Avesse detto i soldi li troviamo, facciamo rete cittadinanza, come li troviamo? Abbiamo 125.000 persone che hanno una pensione da 10.000 a 54.000 euro al mese. Mettiamo un limite di 4.000, ricaviamo 7 miliardi subito e facciamo il reddito di cittadinanza garantito. Lo fate, no? Con una circolare. Avete detto, abbiamo bisogno di soldi, la gente muore di fame, sta matta, e lì poi viene in paese. Ma scusate un attimo, ieri, Hollande, presidente della Francia, ha detto due cose. Il nemico numero uno della Francia è la finanza, la speculazione finanziaria. Noi invece ci siamo dentro e ci siamo lasciati. Poi che cosa ha fatto Hollande? Ha fatto una banca pubblica, nazionalizzata pubblica, dove lui è presidente ad onore, e ha chiamato 20 miliardi di euro da parte del microcredito alle piccole e medie imprese per non farle partire, ma forse di una puttana! E noi facciamo fallire le imprese, 13.000 imprese sono fallite in un anno, 13.000 tre al giorno, 650.000 se ne sono andate, 650.000, ma si fa lo conti d'oro, ma non devi andare in Cina, ma in Svizzera. In Svizzera ti tornano il 60% di tasse, hai la residenza in 20 giorni, hanno bisogno di un genio italiano. E allora, noi perché non... Ma cazzo, ma è pazzesco. Avesse detto queste cose, avesse detto, signori, abbiamo fatto la legge, la politica in questo paese ha fatto la legge più infame degli ultimi 50 anni. Noi andiamo a prendere i soldi con Equitalia, ai pensionati, con l'IMU ai pensionati, la casa ai pensionati, e abbiamo fatto una legge che si chiama scudo fiscale e abbiamo col 5%
tempo a norma tutti i capitali dell'Andrangheta, della Mafia, tutti i capitali adesso sono rientrati pagando il 5, tutti gli stanno pagando il 45, loro il 5. E siamo in emergenza, avremmo dovuto dire bene, i nomi sono questi, o ci portano il 40% delle tasse che non hanno pagato perché abbiamo bisogno, o se no fuori dai coglioni. Dovevo fare una cosa così. Se avete detto apportiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, se avete detto togliamo le province, sono 11 miliardi. Avesse detto questo, probabilmente l'avremmo seguito tutti, ma non poteva dire questo. Non poteva perché il suo ruolo non era quello. Lui ha il ruolo di curatore fallimentare. La nostra nazione è fallita lo scorso. È fallita perché, e non potevamo fallire, perché metà del nostro debito è in mano a delle banche straniere, francesi, inglesi e tedeschi. Quindi se fallivamo noi, ci portavamo dietro l'Europa. Quindi non si poteva fallire, lui è arrivato, mandato dalla banca, perché il nostro Monti è un economista della Bocconi, che è già stato consulente finanziario in Italia. Faceva il consulente finanziario di Cirino Bonicino nel 1980, quando Cirino Bonicino, ministro del bilancio, aumentò il debito pubblico del 50% e la spesa pubblica del 45%, che era lui dietro, i grandi bocconiani, quelli che fino all'anno scorso, ve ne ricordate cosa dicevano i bocconiani? La crisi alle spalle, la nostra crisi non c'è, sono i crisi dei consumi, è colpa nostra che non usciamo, spendiamo poco. Ve lo ricordate? La lucina in fondo al tunnel. Ce lo menano, ce lo ci vedono, scusate la volgarità, la miglia con questa lucina in fondo al tunnel ancora nel 2013, la lucina è un rapido che ti viene in faccia. E allora, per i bocconiani, ora ce li abbiamo, i super esperti, gli esodati non riescono a capire. Fanno tasse, aumentano l'IVA, non serve a niente, perché il nostro debito è in mano alle banche. Allora arriva lui e dice, i francesi hanno 520 miliardi del nostro debito, ma perché hanno comprato il debito italiano e i francesi? Chi lo faceva? No. L'hanno comprato perché il governo Berlusconi gli ha promesso al governo francese di fare 7 centrali nucleari. Allora, se tu fai 7 centrali da 7 anni l'una e gestisci l'elettricità per 20 anni, io ti do 511 miliardi e poi ci guadagno anche qualcosa. È un cambio che faccio, ti prendo il debito ma mi dai da fare delle cose. Allora, poi mi fai gestire l'acqua o Veolia, io garantisco. Allora, Veolia, multinazionale francese, in Francia è stata mandata via a calci nel culo dal sindaco di Parigi. Veolia, quella che voleva venire a gestire l'acqua qua, il sindaco di Parigi ha preso l'amministratore delegato e l'ha mandato via a calci del culo, e oggi l'acqua di Parigi si chiama acqua del sindaco, è pubblica, e in un anno il sindaco di Parigi ha fatto risparmiare ai cittadini 80 milioni di euro in un anno per avere pubblicizzato l'acqua a Parigi. E a Monaco è successo la stessa cosa, in Germania. Il sindaco di Monaco ha mandato a fare il culo l'amministratore che gestiva l'acqua privatamente e hanno risparmiato 40 milioni di euro in un anno. Stanno succedendo queste cose. Da noi facciamo i referendum, non ci paga nessuno. Allora succede che questi comprano il debito, centrali nucleari, gestione dell'acqua, rifiuti, le ore, scoppia Fukushima, il nucleare viene fermato in tutto il mondo. Facciamo i referendum contro il nucleare, contro la gestione privatistica dell'acqua. Chi viene a vestire qua quando c'è 27 milioni che non vogliono la privatizzazione? Si fermano. Allora i francesi rigridano loro i nostri soldi. Ci hai promesso delle cose che non avvengono più. Mandano Monti. Monti viene qua. E cosa fa Monti? Fa emettere dalla Banca Centrale Europea 1.000 miliardi, alcune centinaia di miliardi vengono alle nostre banche, le nostre banche bypassano, dicono che le imprese non le prendono un cazzo, non possono dare un euro, e questi soldi servono a ricomprare il debito che è in mano alle banche francesi, tedesche e inglesi. Va bene? Ci siete?
hanno affrettato questo giro della morte, e meglio facciamo questo giro della morte, loro incamerano soldi. Abbiamo comprato il 20% del nostro debito, ne rimane il 30% che ce l'hanno ancora, e noi continuiamo questo passaggio per comprarci il nostro debito dai francesi, dagli inglesi e dai cinesi. Anche i cinesi, la Merkel è andata in Cina non a non vendere i suoi pump, vendeva il posto la merda italiana ai cinesi, e i cinesi compravano la nostra merda italiana perché il governo italiano ha promesso ai cinesi degli scivoli fiscali per venire a aprire l'attività in Italia. Ma è pazzesco, i cinesi vengono a aprire le attività in Italia e gli italiani dovrebbero lavorare per le aziende cinesi, ma i cinesi dei cinesi. Ma che cazzo di paese è? Ma non lo fai negli Stati Uniti o in Svezia? Ma non si può! Meno male che ci sono i napoletani che fanno i pazzi dei cinesi e li facciamo un po'. E allora mentre c'è questo giro della morte, non so se avete capito il giro, no? È semplice, io ve lo racconto con cose semplici. Allora, questo giro, compriamo il nostro debito. E mentre compriamo questo debito succede una cosa infamante, il nostro debito aumenta. Infatti, tutti i parametri dell'economia del dopo Berlusconi, quando è entrato Monti, sono peggiorati. 3 punti di PIL, 3 milioni di disoccupati di più, costo del lavoro di più, salari inferiori, chiudono aziende, e sono tutti peggiorati, tutti i parametri, occupazione, disoccupazione, tutti i parametri, l'unica cosa che è migliorata è lo spread. Vuol dire che lo spread con l'autonomia reale non serve, serve lo spread a ricomprarci il nostro debito attraverso questi finanziamenti della banca centrale. È questo. E mentre noi facciamo questo giro, aumenta il debito. E nel 2000, adesso nel 2000, scusate, alla fine dell'anno, il debito pubblico italiano andrà a 2.000 miliardi, su cui dovremo pagare 100 miliardi di euro di interesse. Puoi fare tutte le spese di più, puoi togliere le mutande ai come lo dici, scontate, quest'ora del tentante del pensionato, puoi rovinare tutto, che 45 miliardi la spendi di più, l'IMU 7 miliardi, se ne dobbiamo pagare il 100, da tutto in questo buco nero, non c'è scampo, se il paese non ferma il debito ferma il paese. Ma come si fa? Come si fa? Non lo so come si fa. Ci sono dei segnali di chi ha il debito si ribella. I segnali, non so se lo sapete, ma il dramma nostro è che non sappiamo niente. Quello che succede nel mondo non ci importa nulla. Tutte le cose che non sappiamo sono vere. Allora succede che l'Islanda, perché con 100.000 abitanti non è paragonabile all'Italia, però come reddito pro capite è prima in Europa, l'Islanda. In 24 ore le due banche che gestivano il risparmio degli islandesi, una banca inglese e olandese, falliscono, no? E fulminano e fanno vaporizzare tutti i risparmi degli islandesi. Debito, fame, in Islanda, prima, una delle prime leggi del mondo. E cosa succede? Il fondo monetario dice, ci penso io metto i soldi e voi mi pagate il prestito, il comode rate, a 100 euro al mese per almeno 50 anni. 100 euro al mese per 50 anni ogni cittadino islandese. Il presidente dell'Islanda ha detto, io non posso indebitare il mio popolo per 50 anni, sono solo il presidente e l'espressione della democrazia del mio paese. Chi deve decidere sono i cittadini islandesi. Ha fatto un referendum propositivo senza quorum e ha fatto decidere il popolo islandese. Il popolo islandese che cosa ha deciso? Il 99,9% ha deciso no, non ti chiamo più niente. Uno ha detto di sì, lo stanno cercando adesso che c'è lo scongelamento dei ghiacciai. Che cosa è successo? È successa una cosa straordinaria. Stanno male, sono pieni di debiti, ma è successa una cosa straordinaria. Si sono nazionalizzati le banche, hanno fatto arrestare i banchieri e in questo momento i cittadini islandesi si stanno riscrivendo la loro costituzione attraverso la rete internet. I cittadini!
sono segnali non paragono anche a qua, che è diverso, e la morte di chi? Però un altro segnale è l'Ecuador. Perché Assange è al consolato dell'Ecuador? Ve lo siete chiesto? Ma perché c'è qualche cosa che sta, che è incredibile. L'Ecuador ha un presidente di 44 anni che parla 5 lingue, la realtà d'Arva, un giorno entra in Parlamento e dice signori, in rete unificata televisiva, e dice signori, il debito ci sta sgrossando, ho deciso di fare una cosa, non lo paghiamo più. L'hanno guardato così, grazie, buongiorno, se ne andai. Poi, fondo monetario, ha detto non parli, stai a vedere, ti faccio un blocco, e ha bloccato, l'ha mandato via dalle Nazioni Unite, da noi, espulsione, boicottaggio di tutti i prodotti, non gli arriva più niente, fronte, ostaggi, pane, mangiare, la affamavano il popolo dell'Ecuador. Succede un miracolo, succede un miracolo. Allora, fanno così, il Venezuela, Chavez, dice non ti danno energia, ti do per 10 anni petrolio e gas per 10 anni gratuito. Non ti danno da mangiare, il Brasile dice ti do io, cibo, frutta, verdura, grano, tutto quello che vuoi per 10 anni gratuito. L'Argentina dice non ti danno la carne, facciamo la carne più buona del mondo, ti do tutta la carne che vuoi, prima scelta per 10 anni gratis, persino la Bolivia con Morales, che è un presidente della Morales, che è un pagliatore di storia di Togeto, noi con la coca ti possiamo dare tutto quello che vuoi, e gli ha dato 5 miliardi di euro a tasso zero. E allora il fondo monetario c'è la denuncia, c'è il processo, fa l'avvocato dell'Ecuador contro l'avvocato del fondo monetario. L'avvocato dell'Ecuador dice, noi abbiamo detto che il nostro debito non lo paghiamo perché è immorale e facciamo esattamente come avete fatto voi Stati Uniti, quando siete entrati in Iraq, che avete trovato un debito di 150 miliardi di dollari, ma dato che non l'avevate fatto voi, avete detto è immorale, non lo paghiamo. La causa è stata vinta dall'avvocato dell'Ecuador, va bene? Poi ci sono altri segnali? Mi annoio? Allora, ma voi immaginate un Presidente della Repubblica che va a Manhattan con un assegno largo 2 metri e lungo 1 con scritto 13 miliardi e mezzo di euro? Parliamo della chiesa, del presidentessa dell'Argentina. Va lì, gli dà 13 miliardi in un assegno, glielo tira nell'ufficio del Fondo Monetario a Manhattan, e fa un'intervista a tutte le televisioni del mondo, è andato in onda in quasi tutte le televisioni del mondo, ovviamente tranne la nostra, perché e dice, noi abbiamo questi 13 miliardi e mezzo, che è il saldo dei soldi che vi avevamo un 16 mesi prima. Siamo solvibili, dimostriamo al mondo che possono venire a investire nel nostro paese e farci la PIL all'8%, abbiamo sofferto, ci avete fatto soffrire come bestie, hanno patito la fame per 10 anni in Argentina, la fame, in 24 ore erano tutti poveri, le banche senza dire niente, hanno chiuso i cancelli, poveri dal mattino alla sera, bene, morivano di fame in 10 anni, adesso sono solvibili, ho un PIL dell'8%, aiutano gli altri e il presidente, l'Argentina, non ha dovuto spendersi la sanità, la scuola, il petrolio, la vita dei suoi cittadini. Non ha venduto niente, ha nazionalizzato le banche, nazionalizzato il petrolio e ha investito nella piccola e media industria in alta tecnologia. Cazzo! Sono segnali di cambiamento del mondo. Noi non interessiamo più come mercato, come Sud Europa. Signori, il problema non è ancora andare in basso. E più di così non andiamo. Qui il problema è che se non risolviamo qualcosa adesso, c'è la guerra civile, lo sapete meglio di me, sono sempre a calmare gli animi, anche anziani, i pastori sardi, i pescatori vogliono tutti andare a Roma, e dico cosa fate a Roma? Andate lì di scontrarsi con altri poveracci come voi, che sono i poliziotti a 1200 euro al mese? Basta, non è una guerra tra poveri! E guardate che succede questo, guardate in Grecia, cazzo in Grecia, il partito nazista al 9% entra col passo dell'occhio in Parlamento, la Grecia, la cultura ellenica,
c'hanno le tessere del pane e se dimostri di essere greco, se sei un altro comunitario, ti prendono a calci. Il nazismo. In Ungheria c'è un partito nazista, in Francia c'è il 20% di Le Pen, e sentite cosa dice. È possibile? Come mai qua non è successo? Come mai in Italia, che abbiamo inventato il fascismo e l'abbiamo portato nel mondo, qua non succede una rivoluzione? Come mai? Adesso? Perché è vuoto, te lo dico io. No, io vi faccio un complimento a loro. Il vuoto politico e economico di questo paese l'abbiamo riempito noi, con persone per bene. Non ci sono stati estremisti, con i censurati, persone per bene, donne, uomini. Si dovrebbero mangiare, noi camminiamo. E allora sì, te lo dico, mandarli a casa, ma non con la violenza, guarda, vanno a casa, hanno paura, fanno i soldati, guarda, ne facciamo uno qua, soldati, quanta gente c'è, quanti sono gli streaming? 3.000. Ecco, aggiungete 3.000 persone che in questo momento a casa sul computer ci guardano, aggiungete 980.000 persone che su YouTube vengono a sapere e vi guardano, tutti i siciliani all'estero, fantastico, allora è una platea di qualche milione di persone adesso. Allora, vediamo di fare un sondaggio, il loro numero sono 1.000 persone sui loro sondaggi, vediamo di farlo. Se andassimo a votare domani mattina, sinceramente, non fate strane cose, se andassimo a votare domani mattina, chi di voi voterebbe il PDL? Nessuno! Ha abbassato subito il braccio, ha fatto così politico. Allora, se andassimo a votare domani mattina, chi voterebbe? Nessuno! E sei il parente di quello. E allora, come vedi? Ecco cosa sta succedendo, lo sanno. È finita. Esatto. Qua è successo tutto, i 61 seggi su 61, è successo tutto adesso, è successo tutto qua, ecco perché deve finire qua e da qua deve cominciare un'era diversa di pensiero e deve cominciare dalla Sicilia. E ci siamo, amico, ci siamo, lo senti nella pelle, lo senti? Io lo sento, non è più come prima. Ma lei, anziani, non ho mai visto tante persone di una certa età che viene quei giovani, dire dai forza, andare sulla rete, perché non è detto che la rete non ci vanno gli anziani, non è vero, innanzitutto gli anziani pensionati ci vanno in rete, hanno un tempo, fanno un cazzo dalla mattina alla sera, quindi non dormono di notte, sono sempre lì a vedere, magari il papo fa i nuovi, questo, sai qualcosa tu, eh? E allora, bene, però io adesso si presenteranno, io voglio dirvi solo che dobbiamo, noi abbiamo quattro sindaci, tre in località sono da 21 anni e 25, sono meravigliosi, uno l'abbiamo a Parma, si chiama Pizzarotti, ha trovato un comune di 200.000 abitanti con un miliardo di debito, e pretendono chissà cosa faccia. E fanno le stesse cose che ha fatto Lombardo qua. L'amministrazione precedente, prima di andare via, ha rinnovato i contratti per 5 anni a tutti i loro loschi figuri che sono nei CDA delle consociate. Altri 5 anni. Tu entri, non ci sono soldi, hai un debito, devi fare cause di lavoro e non c'hai soldi. Quindi la prima cosa che faremo noi è questa. Quando un'amministrazione nuova entra in un posto, l'amministrazione vecchia deve andare fanculo tutta. Altro che lo Sardo ha fatto la stessa cosa, 4.000 piccoli figli, va bene? Basta. Allora, noi mettiamo al loro posto delle persone per bene, con uno stipendio normale per 2 legislature, poi vanno fuori e vanno a fare quello che facevano prima. Bene, te li presento, guardate le facce, vieni qua. Allora parla lei, lei è un insegnante, laureata, e cosa fa? Spiegati un po', guardate già la faccia di una persona così, non è già un cambiamento. Sì. Grazie.
una bambina dormire di alcol, sono sposata la mamma dei figli. Ho lavorato 10 anni nell'azienda di famiglia, mi occupavo della contabilità, di ragioneria e sono laureata in scienze naturali. Sono qui perché credo fermamente nei valori del 5 Stelle, nella legalità, nella trasparenza, nella democrazia partecipata e dal basso, perché noi abbiamo la possibilità di incidere nel cambiamento e di portare le nostre idee. Quindi la prima cosa che si porta fortemente nel Movimento 5 Stelle è il lavoro, e quindi di portare nuove idee, perché noi avremo tantissime possibilità come territorio di città. Basterebbe appunto incentivare tutti quegli investimenti in linea con le vocazioni del nostro territorio, della nostra terra, quindi turismo 12 mesi su 12, agricoltura e nuove politiche agricole e artigianali che valorizzino le nostre risorse, anche l'ambiente e la salute, la biodiversità, le energie rinnovabili, permettere ai nostri giovani di ritornare qui in Sicilia e di fare la ricerca qui in Sicilia. Il lavoro significherebbe libertà. Significherebbe non dipendere più dal clientelismo e quindi, in quanto, come sappiamo, molti politici gestiscono il lavoro, gestiscono le persone tramite le cooperative, tramite corsi di formazione professionale, tramite la sanità. Tutto questo lo dobbiamo bloccare perché noi non abbiamo bisogno di questo genere di carità, noi avremo tutte le carte prima per lavorare onestamente e a testa alta. Tutto questo potrebbe avvenire anche grazie a una maggiore trasparenza all'interno della pubblica amministrazione, nella regione e nei comuni, e quindi mettendo su internet tutto gli atti amministrativi, richiedendo le certificazioni antimafia rilasciate dalle prefetture e non dalle semplici autocertificazioni a tutti e appunto gli impiegati, ai nuovi dirigenti e ai vecchi dirigenti. Tutto questo permetterebbe appunto di evitare tutti gli abusi, gli sprechi e le infiltrazioni malumi che ci sono all'interno della pubblica amministrazione. Inoltre volevo parlare di un altro punto del programma per concludere dell'acqua. L'acqua viene comune, un diritto universale dell'uomo, in quanto deve rimanere, in quanto noi deve rimanere pubblico. Quindi no a SPA private, ma sì a consorsi di comuni, a comuni che si consorziano per investire i proventi delle tasse negli impianti stessi in un lavoro appunto di adeguamento continuo e quindi incentivando una maggiore controllo igienico-sanitario delle acque. La stessa acqua potabile potrebbe essere riutilizzata, si potrebbe evitare il consumo anche delle acque bottigliate che provocano molto inquinamento e tantissime cose alla collettività. L'acqua pubblica è un bene di tutti noi, ma per ottenerlo bisogna anche guardare a 360 gradi il problema, quindi una politica ambientale diversa che permette la trasformazione dei bacini idrografici, una maggiore permeabilità dei flussi delle acque, un controllo maggiore dell'erosione dei suoli, quindi una difesa del territorio, del suolo, della vegetazione. Tutto questo può aiutarci a risolvere il problema. Noi ad Alcamo abbiamo acqua, a volte rimaniamo sprovvisti di acqua in alcuni territori anche per 7-12 giorni e questo non è possibile. Abbiamo dei costi ingentissimi di acqua privata, di acqua spesso neanche certificata potabile, e tutto questo non è più possibile. Abbiamo bisogno di governatori normali, semplicemente questo. Quindi votiamo per noi. Grazie a tutti. Volevo dire una cosa sull'acqua. L'acqua non è solo quella che arriva dal rubinetto. No. Sì, ma è così, caro amico. È così. Se tu vai a vedere la gestione dell'acqua di queste società negli altri paesi, ti spaventi, perché danno l'acqua solo con delle tessere prepagate. Mettono come reato penale la raccolta di acqua piovana. Il mercato libero è questo. Quindi qui sta succedendo qualcosa, ma l'acqua non è solo quella dei rubinetti. L'acqua, il guadagno di queste aziende non è quella lì, quella dell'acqua che passa e ti arriva dal rubinetto quando ti arriva, è la depurazione, è le foglie. Oggi piove,
in mezz'ora una quantità di acqua che una volta pioveva in un mese. Quindi dobbiamo rifare tutto il dissesto idrogeologico nel nostro territorio. Voi siete privilegiati su una cosa, avete 17.000 guardie forestali. Allora si potrebbe incrementare il lavoro di questa gente, togliendo soldi alla protezione civile per spenderli nella prevenzione civile. Prima spendi i soldi prima di far succedere il disastro. Ma quindi l'elettricità, l'energia, non so se di voi qualcuno parla di energia, tu parli di energia, ma avete tutto. Qui l'energia arrivava, c'erano chilometri e chilometri di eolico. La prova è che girano le palle ma sono disinserite dal circuito. Perché? Perché facciamo troppa energia pulita e facendo troppa energia pulita devono chiudere le loro centrali a carbone, a olio combustibile e fanno ammalare la gente. Cioè noi teniamo aperte delle cose del passato e chiudiamo l'energia del futuro. È pazzesco. Bisogna mandarli via, ma non solo i politici. Bisogna mettere a capo di queste situazioni dell'energia, fare un piano energetico. Dire abbiamo 20 anni, ci mettiamo 20 anni, vogliamo il petrolio e mettiamo le rinnovabili. Come facciamo? Tassiamo tutte quelle attività che rovinano la qualità della vita della gente. Io ti tasso quei soldi lì, faccio fare le piccole e medie imprese. Che senso ha fare un rigassificatore quando hai l'energia per fare scaldare una casa che ne disperde il 50%? Non è meglio fare una casa che non disperda calore? Cazzo, che facciamo 3 volte l'energia che serve alla Sicilia, 3 volte! Allora è un passaggio, l'energia del futuro è l'intelligenza, ma c'è uno specialista qua tra voi. Ora questa persona non vedente è straordinaria, vorrebbe dirvi 2 cose. È meravigliosa questa cosa, che abbiamo gli sconti, i non vedenti, mettiamo tutto, c'è tutta la sintesi di quello che siamo noi. Vai. Sì. Buonasera, mi chiamo Laura Cavallo. Ho 33 anni e immaginate quando sono state le tribolazioni per la mia famiglia crescere in un paese che prima era, non era moderno come adesso, ma era abbastanza arretrato. Ai tempi non si andava nemmeno a scuola, in una scuola pubblica non si stava nemmeno con gli altri bambini, ma si chiudevano stritto di filare in un istituto. E con una scelta coraggiosa mia madre ha deciso di invece farmi crescere nel mondo e ha fatto entrare il mondo a casa nostra. Io sono stata cresciuta con i valori che tutti ci propone, che tutti ci propone. E il giudice Falcone un giorno disse al giudice Borsellino: Paolo, la gente finalmente sta iniziando a fare il tipo per noi. Io penso che sia arrivato il momento di prendere in mano l'acqua, l'energia, tutto, perché adesso è arrivato il momento di non fare più il tifo. Adesso non devono essere solo loro gli eroi, adesso finalmente dobbiamo essere noi a prendere in mano la nostra situazione e non solo a parlare, non solo a notte, a urlare, ma a riprenderci le nostre cose in mano proprio fisicamente. Perché come dice qualcuno, sempre la mafia è un fenomeno umano, a chi fu criticato per questa frase, e come è iniziato dovrà finire. Questo è il momento giusto, adesso deve finire, per iniziare da qua. Buonasera, sono Vincenzo Maurizio Sant'Angelo di Trapani, ho 40 anni, sono un architetto. Vorrei iniziare con un tema a me caro, che è quello della valorizzazione del patrimonio architettonico ambientalistico del nostro territorio. Valorizzazione significa rendere fruibile un bene, valorizzazione significa renderlo produttivo. Un bene architettonico significa identità culturale per un posto. Pensare che un bene architettonico possa essere venduto perché un comune è in dissesto finanziario, per me è incredibile. Mi riferisco all'Agenzia di Trapani. I beni architettonici devono essere accessibili a tutti. Se non ci sono le idee, si fa un concorso tra le persone preparate, un concorso di idee,
se manca di soldi, piuttosto che vendere un bene di questa importanza, si vendono dei beni di minor valore. Mi piacerebbe capire perché un comune si trova in dissesto finanziario, capire se è per incompetenza, capire se persone poco competenti per l'appunto si trovano nei posti sbagliati. Ritengo che vendere un bene di questo tipo significa perdere per sempre una possibilità. Facciamo un giro da memoria, per appunto. Facciamo un giro qui, sempre nel nostro territorio. Partiamo, Trapani è la città dei due mari, no? Il Tirreno a sinistra, il Mediterraneo sulla destra. Partiamo dal Mediterraneo. Facciamo le saline, arriviamo a Mozia, passiamo per Massara, la distesa dei Pinedi, Semilunte, facciamo l'entroterra, Massara, Saleni, ritorniamo a Segesta, la riserva dello Zingaro, Castellammare, San Vito, e ritorniamo sul Tirreno qui. Credo che sia impossibile che in un territorio come questo non si possa vivere di turismo. Credo che sia incredibile per un visitatore che arrivi qui pensare di un itinerario, pensare di farlo rimanere non una giornata, ma farlo rimanere il più possibile. Pensavo innanzitutto di farlo arrivare. Abbiamo un posto, per cui potenziamolo, facciamo in modo che il turismo crocieristico possa arrivare a Trapani. Abbiamo un aeroporto che è tra i più sicuri, se non il più sicuro di tutta la Sicilia, nessuno ne parla, però da qui a pochi mesi una compagnia che è low cost, che ha dato la possibilità a tantissima gente di arrivare qui, a tantissimi siciliani che vanno fuori per studiare, per lavorare, probabilmente andare via. Allora mi chiedo, tutti i B&B, tutti gli hotel, tutti i ristoranti, tutti i bar, che faranno? Allora c'è bisogno di attivarsi tutti, c'è bisogno di portare persone semplici, persone normali, c'è bisogno di fare una rivoluzione delle persone normali. C'è bisogno di portare l'idea del cittadino, non dei politici, all'interno dell'arte. Votatevi. No, volevo dire una cosa. In Romagna arrivano dei voli da Kiev e da Mosca da 30 euro. E non si vengono, fanno la spesa e tutto. Gli alberghi di Rimini, d'inverno, che non c'è nessuno, fanno 80 euro al weekend col brunch, quindi mangiano, e gli ingressi in discoteca. Le discoteche sono aperte, gli alberghi sono aperti, e in inverno ci sono i turisti in un posto dove non c'è nulla. Immaginatevi qua. Immaginate qua se portate queste iniziative. Ma siamo pieni di queste idee qua. E le faremo, le faranno questi ragazzi qua. Datemi un po' di fiducia. Ciao a tutti, questa immagine è bellissima, sono Sergio Torisi di Casasanta, io a Valdeice, sono ingegnere, lavoro a Londra da 10 anni circa, sono qui condividendo questa esperienza bellissima con gli amici qui sul palco, amici sotto il palco e sicuramente amici tra voi che ancora non conosco. Noi ci stiamo impegnando come cittadini, essere cittadini è una grande responsabilità, perché anche te sono cittadini, se voi siete a conoscenza di un'ingiustizia e non fate nulla, vi mettete praticamente dalla parte di chi ha commesso l'ingiustizia. Quindi è importante non accettare il sentimento di omertà, dovete essere proattivi, bisogna essere attivi, non muoversi. Noi ci siamo mossi la prima volta 5 anni fa quando c'è stato il V-Day, abbiamo fatto la proposta di legge popolare insieme a Beppe Grillo, abbiamo raccolto 350.000 firme, è stato bellissimo, abbiamo visto una città incredibile che si svegliava, che veniva impaziente a firmare banchetti, è stato incredibile. Lì abbiamo scoperto purtroppo che non c'è democrazia perché le firme sono state ignorate, però è importante saperlo, perché se hai una malattia, vedi che lo sai, così si può curare.
inoltre, praticamente, sì, inoltre è successo... No. Ma fare un omaggio. Un piccone d'oro, un signore pacifista. Vabbè, si ricorda di lei che è successo? E quindi è successo che anche in quell'occasione ci siamo conosciuti. E da allora noi ci siamo sentiti un po' responsabili di aver tirato fuori, di aver scomodato tanta gente per niente, perché queste firme purtroppo sono state ignorate. E da allora non vogliamo, sono 5 anni che noi teniamo testa, teniamo duro, fino ad oggi. E questa strada che ci è portato di là qua non finirà qui, ovviamente, continuerà dopo. Siamo cittadini semplici, normali, siamo con la schiena dritta, onesti, coerenti, proviamo a... vogliamo un paese normale, civile, dove i condannati stanno in galera, che c'è in Parlamento, dove non guadagnano stipendi da astronomici e dove l'informazione sia libera. Quindi vogliamo una terra dove, per esempio, si usi l'energia rinnovabile al 100%, dove i trasporti funzionano qui da noi, se intraprendi un viaggio non sai quando arrivi e che mezzi userai. Io poi lavoro nel settore dei treni, sono ingegnere elettronico, lavoro nella prevenzione dei treni, quindi sono sensibile a questo problema. Qui per andare a Palermo, da Trapani metti 3 ore con un treno, da Palermo a Catania circa 7 ore, cioè è una cosa incredibile. Vogliamo una terra dove i giovani possono studiare, rimanere e realizzarsi. Vogliamo una sanità che funzioni in maniera trasparente, dove le liste di attesa siano trasparenti, pubbliche e non gestite in maniera mafiosa. Vogliamo la normalità. E quindi esatto. E noi ci stiamo mettendo alla faccia, alla passione, vogliamo che anche voi passione nel votare. Non sia sempre dire spesso sono impegnato. Cosa vi siete impegnati? Cioè, bello, cioè, cosa... Voi dovete tenere, dovete dire di pensare fino all'istante prima di incontrare in senso. Perché non vi volete pensare il cuore, l'anima, al capire. Quindi vi esorto a votare con passione, con la stessa passione che noi ci stiamo mettendo, con la voglia di sognare ancora e di trovare le persone che condividono i vostri stessi sogni, perché l'unione fa la forza e uniti si vince. Votate per voi. Ciao. Ora vi auguro un po' di emozione, chiunque di voi, perché nessuno di voi, lo metto qua, deve parlare. Hanno un po' di emozione, un po' di anche di senso della vergogna. Quanto tempo è che non vedete uno che si vergogna? Quindi è il nostro valore aggiunto, no? È fantastico, grazie. E ora abbiamo il candidato, come si chiama? Cancellieri, no, hanno sbagliato il nome, Cancellieri. Cancellieri è il portavoce della lista candidato a presidente della regione Sicilia. Buongiorno a tutti. Come cittadini siamo chiamati a questa regione regionale a esprimere una diversità, a imprimere finalmente. Politica con un'altra classe politica, non vogliamo svecchiarla con gente più giovane, noi vogliamo cambiare radicalmente con un'altra classe politica, non vogliamo svecchiarla con gente più giovane, noi vogliamo cambiare radicalmente quel concetto di delega in bianco che fino ad oggi abbiamo espresso andando a mettere una X nel giorno delle elezioni. Allora quello che vi chiedo
è un impegno fondamentale, allora il voto del 28 ottobre al Movimento 5 Stelle diventa una promessa a se stessi per diventare amministratori delegati alla propria vita. Un voto al Movimento 5 Stelle del 28 ottobre significa cominciare a spendersi per gli altri, cominciare a chiamare l'eletto di turno della vostra zona del Movimento 5 Stelle per presentarvi i vostri progetti e le vostre idee, darglieli in mano, chiedergli il conto di quello che sta facendo e soprattutto chiedergli le informazioni di quello che avviene all'interno del palazzo. In buona parola, in buona sostanza, un voto al Movimento 5 Stelle significa non aspettare più qualcun altro che faccia il lavoro al posto nostro, perché quel qualcun altro non esiste, o meglio, siete voi. Adesso stanno succedendo delle cose fantastiche, riempiamo le teste in questo modo, finisce di parlare Grillo e poi andate via. No? Andate via perché volete ascoltare, volete capire cosa sta succedendo, avete sentito parlare e allora volete anche raccontarvi, sentire parlare i candidati. E allora ci attaccano i partiti in questo momento, perché noi non parliamo male di loro, nessuno stasera ha parlato male di loro, perché noi guardiamo avanti, guardiamo al futuro, loro sono rimasti indietro ancora a cercare di farci lo sgambetto e a tirarci la giacca. Noi invece stiamo cercando di parlare di soluzioni, e allora loro ci attaccano in maniera, se volete, anche pesante. Allora ci dicono che non prendiamo posizione, siamo un movimento che non ha posizione, siamo un movimento che non si, come si schiereranno, a destra, a sinistra, non ti andranno. Allora le idee non sono di destra o di sinistra, le idee sono buone idee o cattive idee, l'acqua pubblica è di destra o di sinistra, ma dovrebbe succedere tutto di destra o di sinistra, avere città pulita pure di destra o di sinistra, avere la qualità del lavoro di destra o di sinistra, schiacciarsi al precariato e avere una dignità lavorativa di destra o di sinistra, parlare con l'amministrazione, essere ricevuti, essere il 91esimo deputato regionale, è di destra o di sinistra per i cittadini, potrei continuare ancora. Il problema è solo uno, che la risposta è sempre la stessa, sono buone idee. E allora una volta all'interno del Parlamento regionale noi ci alleeremo con buon senso e voteremo tutte quelle proposte da qualunque parte provengano che siano buone idee per i cittadini. E ovviamente ci aspettiamo la stessa maturità da loro. Aspettiamo la stessa maturità da parte dei partiti, cosa come primo disegno di legge alla regione, il Movimento 5 Stelle presenterà la riduzione degli stipendi dei parlamentari regionali a 2.500 euro al mese e la posizione di tutti i tariffi, di tutte le tragedie, sia alle autoblu, via le schede telefoniche, via tutto il resto. Partiamo da questo, per dare dignità ad una classe politica che ormai i cittadini non riconoscono più come quel buon padre di famiglia che dovrebbe agire in nome e per conto di tutti gli altri. Ma ci attaccano anche in altro modo, ci dicono che non siamo pronti ad andare a governare perché non abbiamo esperienza politica, perché non siamo politici, perché siamo cittadini. Bene, benissimo, è un dei complimenti che ci potevano fare, perché questo significa che hanno riconosciuto la nostra diversità, noi non abbiamo la loro esperienza nel truccare un bilancio, nel rubare, nel sistemare parenti di amici, nel prenderci 20.000 euro al mese, noi stiamo cercando di essere diversi. Allora, quel modo di andare ad amministrare una regione che abbiamo è l'unico che conosciamo dai cittadini, è quello che conoscete anche voi, con uno stipendio duramente guadagnato si arriva a casa, a volte non si arriva neanche a fine mese, però si ha una dignità, un'onestà, la possibilità di guardare nostra moglie, il nostro marito negli occhi e di avere la serenità che comunque si parla, ci si capisce. Questa è l'onestà del cittadino che riesce ad arrivare a fine mese anche facendo esatti mortali. Loro hanno fatto fallire le regioni, hanno fatto fallire i comuni, allora sono loro che non hanno esperienza politica, sono loro che non hanno esperienza amministrativa. Noi, le nostre famiglie, non le abbiamo mai fatto fallire. E allora credo, quando ad andare ad amministrare ci vuole anche un programma, ovviamente noi l'abbiamo messo su internet il nostro programma, sicilia5stelle.it, 5 al numero, sicilia5stelle.it. Lo potete prendere, lo potete leggere, è un programma scritto con i cittadini in rete, ma abbiamo anche condiviso con delle piattaforme e con dei gazebo, diciamo, in giro per le città. E abbiamo ricevuto
moltissime segnalazioni, circa 10.000 sono state le idee che sono arrivate da mettere all'interno del nostro programma. 8.000 erano le solite lamentele, i soliti siciliani che si lamentano, manca questo, manca quello, cosa vogliamo fare per quello, non c'erano soluzioni. Però 1.000 erano delle idee carine, ma 1.000 sono splendidi progetti che fanno finalmente fede a quello che noi da sempre sosteniamo, che i cittadini hanno delle competenze straordinarie e che spesso sono migliori di chi li amministra, perché conoscono il problema, ne conoscono la soluzione, la propongono senza problemi. E se diventiamo questo programma, diventate il programma del Movimento Siciliano, allora voi lo leggete, magari siete più ferrati, siete ingegneri, architetti, siete medici, ma oppure semplicemente siete dei disoccupati delle casalinghe. Ma avete magari un interesse, una competenza particolare, allora magari se leggendolo manca qualcosa, non vi piace un punto, e lo mandi a info@sicilia.it se ci sono delle soluzioni, ok, ora lo prendo. E mandate un'email, e allora c'è qualcuno che vi risponde, c'è qualcuno che vi dà la possibilità di partecipare a un forum di discussione. In pratica c'è qualcuno che sta scrivendo assieme a voi un programma per le regionali. Ok? Un programma per le regionali, diventa importante tutto questo. Allora, il nostro programma parla di sanità diffusa sul territorio, il nostro programma parla di dignità del lavoro, il nostro programma parla della possibilità di ripubblicizzare l'acqua, togliendo finalmente le auto-SPA che sono dei poltroni digitali trombati alla politica e a ridarla di nuovo in mano ai comuni. Si parla di una cosa differente da porta a porta, spinta con degli impianti di compostaggio, esclusione, di selezione di ultimi materiali per far diventare questo problema un'opportunità lavorativa. Si parla di turismo, si parla della possibilità di intercettare i fondi europei attraverso una squadra con più di competenti che deve essere selezionata tramite curriculum, perché dobbiamo prendere delle persone che sono qualificate per fare lavori. Quindi tutto questo si traduce in opportunità lavorative. Andatelo a leggere, è molto semplice, in maniera molto semplice. Per cui l'affronto purtroppo i tempi sono molto stretti e parlare di programma diventa anche impossibile. Quindi il 28 ottobre, se avete ricevuto il messaggio, siete pronti a spendere una parte della vostra vita, è molto semplice per andare a votare. Questa sarà la scheda che vi daranno e troverete il simbolo in alto sulla sinistra. Siamo i primi in posizione, qui in alto sulla sinistra nella scheda. Trovate due simboli, sono gli unici simboli che hanno le stelle. Dovete semplicemente mettere una croce sul simbolo della lista e una croce sul simbolo del presidente. Non dovete scrivere nient'altro perché si corre il rischio di invalidare la scheda e quindi se non siete sicuri non scrivete nient'altro. Questi due segni su questo simbolo da soli scriveranno una nuova pagina di storia per la Sicilia e vi assicuro non sarà più la stessa storia. Sono delle persone che arrivano da Pantelleria e vogliamo farli parlare un attimo perché stanno veramente soffrendo una situazione così. Eccolo qua, ti presenti tu. Buonasera a tutti, mi chiamo Sergio Stefano, non sono siciliano, sono un modenese che abita a Pantelleria da una quindicina d'anni. Noi vogliamo finalmente essere visibili in uno scoglio dimenticato da tutti, lo scoglio chiamato l'isola dei VIP, l'isola delle elite, ma noi stiamo facendo la fame. Noi abbiamo la benzina a 2,030 euro. Ci hanno tolto una nave con tutti questi miracoli che dovevano arrivare, le nuove navi, ci hanno tolto una nave, stasera non sappiamo neanche se riusciamo a tornare a casa. Ma non per il meglio, perché non arrivano i bonifici. Ci hanno tolto gli aerei, si fanno l'aeroporto internazionale. 7.000 abitanti con un aeroporto internazionale, 60 milioni arrivati dall'Europa e ci tolgono la continuità territoriale. Non sappiamo più come muoverci. E ora ci spieghiamo, siamo di verità, siamo del progetto, non ci vede nessuno. E basta. Fateci morire lì a sto punto. Fine. Grazie. Niente, ci voglio solo aggiungere che ultimamente ci hanno rotto il soccorso, che per noi è fondamentale perché nell'ospedale non hanno le strumentazioni in caso di un'emergenza grave, un fatto, qualcosa dove si incontrano degli strumenti delle strumentazioni entro i 90 minuti. Praticamente ce lo stanno togliendo già dal primo settembre, ottobre, ogni volta ce l'hanno portato a 12 ore al giorno, cioè non si può ammalare dopo le 8 di sera,
può avere un collasso, qualcosa, e adesso ce lo toglieranno definitivamente, e poi non si sa quando avere. Però a Catania, a Castanissetta c'è, dove magari ci sono pazienti molto più accessibili in mezz'ora di macchina o di ambulanza per arrivare per un'emergenza. Vi ringraziamo per l'attenzione, diamo l'ultima pandemia, siamo tutti, ma siamo stati per la questione. Contiamo sul Movimento 5 Stelle per poter ricordare, perché siamo finiti. Grazie, buona serata a tutti. Ad aprile fate la vista, ci saranno le lezioni e io vengo a darvi una mano. C'è una resta del film, lo sapete, siamo commissariati, però un commissario molto naturale che ha una villa a Pantelleria. Grazie. Bene signori, adesso potete andare e spacciare il verbo. Io vi ringrazio e io vorrei dire gli ultimi 10 secondi una cosa. Io capisco che ci può essere qualche... è dubbio a dare il voto ai direttanti della politica, per la politica, a dei cittadini, ai nostri politici con grandi grandi. Però sinceramente io preferisco dare un voto e fare un salto nel buio con loro e fare un suicidio assistito con quelli che sono qua da visitare. Grazie a tutti, siete meravigliosi. Cambiare il repertorio, però qualcosa di nuovo ogni tanto c'è
di nuovo c'è, che una cosa così non si era mai vista. Io nella mia carriera non ho mai provato una sensazione così di affetto, di voglia di veramente cambiare. Qua